Ciao ragazzi e buon pomeriggio. Benvenuti a tutti. Live del 2 di maggio, ore 15 e 29. Iniziamo un nuovo mese insieme. Iniziamo un nuovo mese con un mercato che in chiusura del mese precedente eh, ci ha dimostrato appunto di essere un mercato particolarmente ostico e che continua. Continua imperterrito a darci delle conferme e che mi ha permesso tra l'altro nella negatività della situazione perché chiaramente sugli account swing sapete benissimo come ero posizionato ehm, mi ha dato però la possibilità di migliorare un pochino il mio prezzo medio però intanto adesso vediamo un mercato che apre leggermente sotto i minimi di ieri eh, non in maniera evidente non considererei questo un grande gap quindi l'eventuale tenuta o l'eventuale chiusura del gap stesso non la considererei come un avvenimento importante perché stiamo parlando di poca roba. Eh, però stiamo tentando già in apertura di andare sotto i minimi della sessione overnight e già qualcosa di differente l'abbiamo vista rispetto ai giorni precedenti, ovvero un mercato che almeno rompe i minimi del giorno precedente. Abbiamo avuto 3-4 giornate di assoluta forza. Adesso è già il primo giorno in cui vediamo un po' di forza, forza rialzista, vediamo già un po' di forza ribassista. Chiaramente, però, eh, io credo che tutto quello che abbiamo visto fino ad ora è, è figlio di un mercato assolutamente indeciso, di un mercato che non è assolutamente volatile di un mercato che però in questa indecisione ci ha dato dei segnali abbastanza evidenti, o almeno eh, questi sono i segnali, poi bisogna vedere se seguirà il percorso di questi segnali, ovvero un mercato che sale con pochissimi volumi e che quando scende dimostra volumi in crescita. Uh, questa settimana che è iniziata ieri, ricordo che ieri abbiamo tradato tranquillamente, ieri anche ho preso un buon trade swing in intraday, perdonatemi, eh, classica rottura del trend, Uh, però dicevo, eh, ricordiamoci anche che uh, questa settimana è una settimana molto importante perché abbiamo um, già da oggi, già alle 4, abbiamo il rapporto uh, sul lavoro. Quindi, che sicuramente interessa. E domani ci sarà la Fed, quindi tassi di interesse e speech. Insomma, sarà una settimana movimentata che in un contesto come quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Uh, può far eventualmente scaturire un bel cataclisma. Insomma, per quello che penso. Um, inoltre, ieri abbiamo visto, uh, faccio un po' il recap, visto che ieri non ci siamo sentiti e che sono ancora un po' acciaccato. Um, ieri abbiamo rotto i massimi di aprile, questo è quello che ho sfruttato per il mio trade swing. Ho guadagnato praticamente 12 punti dalla chiusura di venerdì che sono 12 punti con 6 lotti e sono tanto, sono tanto, sono son 7200 dollari su tutti e due gli account, sfruttando una piccola e semplice eh, banalità che però mi ha, mi ha giovato parecchio. Um, dicevo, abbiamo rotto i massimi di aprile, Abbiamo rotto i 4.200 e sembra che questa, questa zona non, stia, non abbia tenuto, almeno questo è quello che sta dimostrando in questa prima parte di sessione nella seconda parte di sessione di ieri. È ancora molto presto, adesso sembra abbia liquidato in maniera importante. Eh, giustamente Daniel hai fatto una giusta domanda. Ciao Giallo, ci sta anticipo della B-Shape. Eh, bravo, questa potrebbe essere un'ottima domanda ehm, perché ci può stare. Questo è un momento in cui tu hai un potenziale eh, anche se non è molto importante il gap, però ci sta. Effettivamente abbiamo i minimi di ieri a 12 punti e potenzialmente eh, quindi un rischio di 600 dollari e un potenziale movimento ribassista che può correre decisamente di più. Non nego che potrebbe essere interessante, lo sai. Oggi è una giornata forse dove l'anticipo della B-shape o comunque di una sessione direzionale a favore di Gap ci può stare è un bel è una bella osservazione sinceramente l'unica cosa che non mi piace lo sai qual è Daniel è il fatto che eh, nel movimento rialzista non è passato ma questo è successo anche durante il movimento ribassista non è passato del periodo di rotazione solitamente quando il mercato decide di cambiare direzione lo fa dopo aver dato una bella sferzata, rialzista, ribassista, direzionale e poi rimanere rotazionale per qualche giorno, cosa che se ci fate caso durante la risalita del 27-28, in sostanza due giorni, non c'è stato. Cioè il 26 eravamo sui minimi, il 27 già eravamo 60 punti eh, più in alto eh, e questo puzza un po' anche con la struttura di quello che è stato il movimento rialzista. Io perché non prenderei un trade eh, da anticipo della B-Shape, per quanto il rischio è di 500 dollari per me, eh, su un micro lotto sarebbe di 50 dollari, quindi insomma, stiamo parlando del nulla. Eh, quindi ci può anche stare. È il fatto che ancora non è partito il movimento di rotazione, che secondo me è genuino eh, prima di rivedere un mercato scendere, questa è l'unica considerazione che posso fare perché la perfezione. E ripeto, poi quasi lavora anche a livello di rischio rendimento, quindi ti dicevo, se tu prendessi un trade short adesso con chiusura del tre stesso a 4182 che è il minimo di ieri, non ti direi sbagliato, ci sta, forse un po' troppo aggressivo, ma ci sta. Assolutamente. L'unica cosa che ti dicevo è ogni tanto il mercato preferisce ruota ruotare prima di andare a prendere in maniera direzionale determinate zone, però se lo prendi assolutamente non, non porrei un veto perché comunque mi mi conforta il fatto di avere un buon rischio rendimento, decisamente ottimo. E più, più sto parlando dicendo questa cosa, più anche in barba del, dei 500-600 dollari di loss, forse prendere anche questo trade. Sto un attimo vedendo un po' come, guarda, voglio un attimo vedere anche i volumi. Sono volumi, anche se in crescita. Vabbè, questi sono volumi che crescono. Sto vedendo un po' i volumi. Eh sembra forte. Vediamo se ritraccia un pochino. Eh, con qualsiasi conto si ci sta ragazzi. Allora, considerate che sono 600, per me 600 dollari di loss con un lotto. E in proporzione sono 62 dollari, 60 dollari per voi, insomma. Si può assolutamente fare. Questi sono tre da rischio e rendimento ottimo, anche se il contesto non è il migliore, però ci può stare. Ci può stare. Ricordo um, anzi. Vi aggiorno che vi ricordo, mi sono confrontato anche con Jim, eh, della situazione che stiamo vivendo sui mercati, assolutamente concorde con quello che vediamo noi, eh, mi ha aggiunto due o tre chicche che vede sul market profile che ricordo approfondiremo il 23, 24, 25 e 26 di giugno durante eh, il nostro evento insieme, avete ancora la possibilità di prendere i biglietti però uh, mi ha fatto vedere qualche chicca sul market profile che assolutamente indica quello che stiamo vedendo no, ovvero un mercato che è salito fin troppo velocemente e in maniera totalmente destrutturata ora stiamo praticamente viaggiando stiamo compra abbiamo comprato anche se non, non è molto interessante abbiamo comprato il 50% della sessione del 28% Sessione assolutamente destrutturata EAB, B -shape, P -shape, e a B B-shape P-shape, pardon E quindi con Jim sono stato un'oretta e mezza E' venerdì um, è stato molto interessante vabbè, Parlare con Jim, anche se alcune volte non è ben, ben, ben comprensibile è molto interessante ecco perché ci sarà il traduttore simultaneo, però è stato come al solito molto molto interessante allora, come ho detto, sì, siamo pronti a partenza. Via. Il mercato si sì, è partito in maniera molto decisa, effettivamente. Uh, non uh, esatto non è verificato un po che il mercato non apriva così ben dec deciso hai ragione assolutamente ragione trade è comunque questo che nella sua aggressività mettiamo il suo stop ha comunque un suo bilanciamento quindi mh, non so chi l'ha scritto poco fa. Daniel, bravo. Cioè, mi è piaciuto che, abbia, eh, che tu l'abbia anticipato. Questo eventuale setup prima di me, bravo. Vorrebbe, vorrebbe, aspettare, vorrebbe aspettare lo speech domani Che vuol dire Alessandro? Lo speech domani sicuramente sarà sentito ovviamente Ma non capisco il vorrebbe chi Se puoi aiutarmi Ok, una domanda prima del movimento formulata male, intendevo se oggi c'era la possibilità che fosse rotazionale il mercato, potrebbe, potrebbe in generale, potrebbe, esatto, hai ragione, ci potrebbe stare, sì, ci potrebbe stare un mercato rotazionale, assolutamente sì, assolutamente sì. Era quello che dicevo poco fa, però diciamo che questo trade ha un rischio di rendimento talmente esagerato che mi... È piaciuto, mi è piaciuta la chiamata fatta dal ragazzo, da Daniel, perché ha senso. L'unica cosa che manca nel contesto, come dicevo poco fa, è appunto la rotazione. Manca ancora della rotazione dentro questo, dentro questo mercato, prima di poter pensare ad un'eventuale eh, decisione ribassista. Ci sono domande nel frattempo, ragazzi? Qualcuno ha preso questo trade? Adesso è un mercato molto molto rotazionale, quindi già comincia un po' a perdere forza per quanto stia concentrando i suoi volumi sui minimi, ok? Uh, quindi questo può diciamo confermare un interesse a tradare a prezzi inferiori rispetto a ieri. Questo va bene. Nel, nel contesto generale ehm, però già ha perso quella dinamicità che abbiamo visto in apertura quindi è un mercato questo che ha dimostrato per adesso eh, una liquidazione perché questo è quello che possiamo dire di questa prima parte di sessione adesso sta cercando di ruotare per quanto sia ancora presto però potrebbe, potrebbe essere questo il motivo per il quale il mercato si trova in questi, in, in questi prezzi a questi prezzi. Il trade che dicevamo Roberto è un trade da eh, gap, quindi che cerca di assecondare il gap in un momento in cui il mercato effettivamente può regalarci una sessione da gap down, per quanto il gap sia piccolo, però è un trade da uh, gap aperto e da potenziale liquidazione post movimento molto importante e destrutturato, quindi questo significa un mercato che Può correre a ribasso e che ha un suo stop strutturale alla chiusura del gap. Quindi in questo caso io ho 12 punti di stop in una sessione che, considerando i massimi della sessione stessa, sono a 77. Una sessione che almeno possa fare 30 punti, me ne posso guadagnare una 20-25 punti facilmente, se effettivamente sarà una sessione direzionale. Quindi è un, un trade veramente raro da trovare che deve avere delle giuste dinamiche se fosse stato un gap da 50 punti chiaramente non avrei fatto e non avrei preso questo trade perché per ovvi motivi insomma abbiamo già un'esposizione ehm, che viene proporzionata al rischio e se già devo mettere uno stop a 50 punti non ha molto senso di esistere ok uh, il target lo si valuta e qua è difficile lo si valuta quando eh, tu hai Innanzitutto un movimento direzionale nelle prime mezz'ore e poi, quando queste, questo movimento direzionale comincia a, comincia a ruotare tendenzialmente, di avere una struttura di AB che si comincia a conformare. Adesso ancora non è il momento, ancora è presto, stiamo cercando di anticipare l'inizio di una liquidazione da B shape. Quindi, liquidazione di bassista e poi rotazione che ancora sembra partito solo all'inizio. Una B che, che ancora è una piccola B, una gamba molto piccola di questa B. Non, eh, per adesso stenta a decolare è una b minuscola esatto molto presto però ancora eh. Mancano dieci minuti alla chiusura di questa mezz'ora. Stiamo di nuovo cercando di far rompere i minimi di sessione. Insomma, è ancora in una fase embrionale, secondo me, tutto ciò, e potrebbe anche eh, finire tutto con, con un nulla di fatto, eh, perché intanto quello che sto vedendo è molto, molta rotazione, molta rotazione. E indecisione su questi minimi. Ah, ricordiamoci che si può definire poca confidenza, ricordiamoci che tra 10 e 11 c'è anche, eh, anche il report sul lavoro, molto importante, sentito. Questo può essere anche la motivazione per la quale abbiamo pochi, pochi scambi, più che pochi scambi, che gli scambi ci sono, poca, poca liquidità. Allora io per non alzare energia devo scrivere siccome penso ci sia un picco di volatilità, io una quindicina di punti se parte di liquidazione me li prendo, qualora partisse di liquidazione. Non si sa mai chiudo manuale, vediamo un attimo. Allargo un pochino il eh, grafico. Stiamo di nuovo cercando di rompere i minimi, ma... Poco confidente. Che notizia ci si tratta di quel, quella delle, che notizia tratta quella delle 16, semplicemente nuovi posti di lavoro. Si spera in una decrescita. Chiaramente. Abbiamo avuto. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio In crescita Abbiamo avuto febbraio rilasciato a marzo Chiaramente che si riferisce al mese precedente ehm... Che è stato negativo Quindi buono Adesso abbiamo un previsto di 9 milioni e 7 Vediamo se verrà Effettivamente Ah il trade di venerdì L'ho chiuso in pari Guarda ah, Bravo Me l'hai ricordato 3 di venerdì era andato anche bello in bello gagliardo e poi l'ho chiuso in pari eccolo qua l'ho chiuso forse con 75 dollari di profitto eccola qua l'uscita, avevo un prezzo medio qui e il mio target era più o meno in questa zona, peccato perché era partito molto bene, se non ricordo male questa fu la notizia su quello che stava succedendo con la First Republic Bank, qualcosa del genere, cosa che tra l'altro è stata un po' digerita dal mercato in sordina, ma è ancora da vedere come il mercato reagirà la, a un'altra banca che fallisce in America. Eh, ragazzi, adesso se l'è comprata JP Morgan, ma è la seconda banca nel giro di qualche mese che fallisce in America, ricordiamocelo. Ma l'onda lunga, credo, di quello che abbiamo visto con uh, questo aumento di tassi di interesse mh, non è ancora percepibile in termini di recessione, secondo me. Ancora non si vedono i veri effetti della recessione, che comunque, come nel Covid, è stata stampata moneta e questa moneta adesso stiamo pagando, o la stiamo pagando con un'inflazione che è aumentata, ma non l'abbiamo vista i giorni in cui uh, fu. Um, appunto immessa questa liquidità, quindi durante il periodo del COVID, assolutamente non fu percepito ciò, ma venne percepito due anni dopo. Quindi faremo molta attenzione ancora. Secondo me, non abbiamo visto niente, ma lo dice uno che non ci capisce niente da questo punto di vista, vediamo. Stiamo cercando di rompere di nuovo i minimi. Siamo a 4 minuti dalla chiusura di questa mezz'ora e abbiamo volumi superiori quasi del 20% rispetto a ieri. Eh? È un buon segnale perché con prezzi che scendono rispetto al giorno precedente vediamo partecipazione che aumenta. Che era una cosa che avevamo visto anche prima di questi massimi. Eh? avevamo visto anche durante la discesa del 27, del 26 e del 25. Vediamo se è la guida prima della tempesta o se è qualcosa di. di, di reale. questo trade giallo come nasce? In che senso Daniel me l'hai praticamente indotto tu perché mi fai questa domanda? L'ho spiegato fino adesso da dove nasce? Ma con la giornata di ieri dove in Europa erano chiusi i mercati è fattibile il confronto nei volumi? Uh, ma è fattibile perché uh, diciamo che i volumi scambiati Soprattutto se andiamo a vedere anche confrontiamo anche eventualmente l'azionario, sono paragonabili eh, e non c'è questo drop volumetrico così importante. Ma se ti dovessi dire che questi volumi che stiamo vedendo oggi sono maggiori anche degli di venerdì, che era una giornata regolare, allora siamo a posto. Daniel, semplicemente perché non me ne sono reso conto e non ho collegato questo trade, te lo dico in maniera molto sincera, è stato molto più sveglio tu che io, quindi non l'ho visto in, in apertura, non avevo proprio, nemmeno me l'ero pre pre preventivato come trade, devo essere proprio sincero, 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 eh? <ride> quindi mi hai praticamente indotto tu a entrare al mercato, sono molto sincero mi hai fatto ragionare su un'ottima opportunità a livello di rischio rendimento quindi se perdo 600 dollari te li scalo dal tuo conto adesso mi direi esci esci esci, esci. Okay. Um, lavoro in diminuzione e quindi dato positivo nel senso che è positivo vedere che la cura Fed funzioni e non so quanto sia positivo vedere un mercato del lavoro che comincia a decrescere in maniera così importante quindi adesso uh, non ho più e non c'è più una chiara lettura rispetto a prima nel vedere dei dati negativi perché se fino a poco tempo fa il dato negativo veniva preso bene dal mercato adesso il dato negativo comincia a far paura perché quando comincia ad essere troppo negativo allora ah, cavolo siamo passati da bene la cura fed funziona a cazzo ma se funziona sta cura fed che succede eh, che è quello che lo short term non, non tiene in considerazione no? Perché appunto si segue il gregge, ma se il gregge non ha un vero pastore, ed è questo quello che fanno gli short term. Poi ci si trova di fronte a un burrone, E mentre tutti pian piano di fronte cadono, tu non ti rendi conto degli altri che di fronte a te che cadono di sotto fin quando non ti ci trovi tu. Questo è quello che avviene mediamente. Quindi diciamo che vedete, no? poi è anche difficile uh, parlare. In, in questi termini però era giusto per vedere il dato e come il mercato avrebbe recepito il dato allora Daniele esatto hai ragione non ci sono stati setup nel mese di aprile, puliti volumi, non male. Siamo su delle unità molto interessanti. Eh? Forse a livello volumetrico, non abbiamo mai avuto così tanti volumi da un bel po' di tempo esatto 26% è più rispetto a ieri ma siamo sul 12% 13% rispetto a venerdì quindi non è male Quanto è inutile, secondo me, ragazzi, continuare a pensare che le news e che i dati possono essere interpretati. Mamma mia, lo continuo a dire uh, ripetutamente perché lo, lo penso dal profondo del cuore. No, ha venduto l'apertura? No, assolutamente no. Partito diretto con un razzo. Non ha fatto un, un movimento di swing per scendere, risalire e vendere l'apertura, quindi no. Ha preso e sceso e basta. Infatti, ieri la, ieri la prendiamo il dato dei volumi in totale oppure no? Visto che le ore erano chiusi, no, no, come ho detto poco fa, dobbiamo prenderlo, e eh sì, in maniera abbastanza ponderata, chiaramente, però lo sto confrontando anche con i volumi dell'altro ieri, quindi sì. Sta correndo un po', eh? Stiamo praticamente tornando a recuperare la sessione del 28. L'economia americana sta rallentando e adesso si sono resi conto che secondo me rallenta troppo, non lo so. Non ci sono spiegazioni, ragazzi, valide per definire in toto la situazione. Eh, non, non sono nemmeno qui a dirvi che io so leggere queste cose perché sono cazzo, nessuno può leggerle, nessuno può leggere come il mercato reagisce a determinate news. Semplicemente dobbiamo, come ho detto più volte, interpretare il, eh, la news come un. Fuoco che, si, eh, diciamo che incrementa la sua eh, intensità o diminuisce la stessa a seconda delle news, e può far eh, cucinare meglio o più velocemente il nostro piatto che, però, dobbiamo preparare noi. Queste per me sono le news. Niente di più. Niente di più. Esatto, inizia da, da correre. Allora, è un target di arrivo del mercato, ancora secondo me è presto per definire un target. È buono avere un movimento così deciso e vuol dire che non ci sono short term. Non lo so, adesso voglio vedere se i volumi continuano ad aumentare durante la discesa. Sarebbe interessante. Questo indicherebbe una buona struttura di mercato, sinceramente. Quindi dobbiamo semplicemente vedere, attendere. E adesso non posso dare troppe, eh, non posso dire troppe conclusioni. Wow, direi possiamo chiudere. Ok, grazie Daniel, grazie mille. Direi che va bene, dai, è un buon trade. Vedete? mi sono fatto consigliare un trade dal mio uh, da un mio studente grazie mille Daniel perché chiudo adesso? perché, perché va bene 20 punti ragazzi va, andato, va più che bene quasi un rischio di rendimento di 2 va più che bene siamo quasi a 30 punti di sessione ora non si può tirare all'infinito un trade che ha questi, questi connotati e queste caratteristiche quindi va più che bene ok Daniel, grazie, eh? grazie ancora. <ride> Adesso, in ottica swing, bisognerà vedere se eh, i volumi aumenteranno, come aumenteranno, eh, se aumenteranno, e di conseguenza prenderemo le nostre eh, considerazioni. Allora, ragazzi, io chiuderei la nostra giornata così. Il trade è andato: un buon trade. Vi consiglierei di rivedere appena carica eh, questa live perché ha un setup molto, molto interessante. Io vi ringrazio. Buon pomeriggio ancora, ragazzi, e ci vediamo.